non vuole. E, questo è quanto. Posso aggiungere una cosa? Mi stavo chiedendo quale può essere il ruolo anche delle film commission, che in Italia, diciamo, da un po' di tempo, dove più, dove meno, insomma. Ma le film commission, devo dire che sono in effetti, bravo che l'hai detto, soprattutto per quanto riguarda la parte dello sviluppo. Il problema è questo, un altro canale che dovete tenere sicuramente qua è Antenna Media, Italia, ma non solo. Film commission e media dovete guardare, tenerle sempre sott'occhio se vi interessa anche se... Film commission soprattutto sullo sviluppo, Antenna Media anche. C'è una piccola cosa, un piccolo passo che sta avvenendo in questi anni, ma non è ancora completo, cioè quello di, da parte loro, di pensare al web documentario come un prodotto in sé, con una sua dignità di esistere, nella misura in cui non ti finanziano alloggi, ma per esempio la Film Commission Piemonte sta cercando di andare avanti su questa cosa. È difficile che ti finanzino lo sviluppo di un web documentario. Ti finanziano lo sviluppo di un documentario e, ma da qualche mese, non di più, di un anno forse, e all'interno del budget tu puoi mettere una voce per lo sviluppo di una demo di web documentario, che diventa funzionale nella misura in cui io, Film Commission, posso vedere quanti soldi ti do rispetto a quanta gente riesce a catturare su internet su quel tema con le tue capacità. Allora il web documentario è visto come un vediamo se ce la fai. Allora se te dentro il web, la demo del web documentario, fai cliccare tua mamma, tuo papà e tuo migliore amico, arrivederci, grazie. Se lì dentro ci arrivano invece milioni di persone, allora io ti do una mano. E quindi sì, però devi pensare allora anche al documentario. Quindi siamo già scartando questa. No, non è detto, nel senso. Dobbiamo aspettare in un certo senso. Sì, però la sensibilità si sta creando, certo. Quindi Antenna Media anche ha una. Cos'è Antenna Media? Antenna Media è questo programma, segnatelo, poi vi do tutti, poi magari faccio una lista di link, non ci ho pensato, di cose che potete. Antenna Media è questo programma che ha base a Bruxelles, okay, ma che c'è anche in Italia, ha tutta una serie di costellazioni in giro per il mondo e che si occupa anche di finanziamenti di prodotti audiovisivi. Dall'anno scorso, due anni fa, ora non ricordo esattamente, ha anche Antenna Media un finanziamento rivolto proprio alle narrazioni interattive. Di nuovo ci sono dei vincoli molto forti, cioè io ti do i soldi per l'interattivo, ma tu mi devi fare anche un lineare, se no io i soldi non ti do, cioè continua a esserci questa. Si ha paura del lasciare uno strumento narrativo? Sì. In più con Antenna Media, vabbè, devi già aver avuto dei finanziamenti, devi già essere stato autore di documentari che sono, cioè, stati sfruttati a livello commerciale, cioè ci sono dei vincoli che per iniziare sono quasi impossibili, a meno che, perché hanno messo questo asterisco per ammorbidire un po', a meno che nella tua equipe non ci sia qualcuno che abbia già lavorato per, allora io mi scelgo un fotografo che ha già lavorato per un documentario che è stato sfruttato a livello commerciale, allora sono riusciti insomma a trovare un po' questa roba che ammorbidisce un po', però è difficile. Però appunto nella sostanza adesso ci sono sempre più fondi per Film Commission, Antenna, Programma Antenna Media eccetera, ma è sempre, non si riesce ancora a riconoscere una dignità piena a questa forma comunicativa, quindi è un po'. Allora, ora ditemi voi con sincerità, io affronterei adesso i software di montaggio interattivo se non ci sono altre deviazioni da fare, però ditemi voi se ce la potete fare, se volete una pausa, io vado avanti anche i prossimi 4 ore, però magari voi no. Sì, no, dico, ora vado avanti o volete farvi una pausetta? Non so che ore sono io, è 11.
Facciamo ancora una breve panoramica e... Scusa, volevo sapere cos'è ONFT, ONFT? ONFT non è niente, ONF, slash, NFB, è il sito di questa casa di produzione canadese. Okay. LFB è National Film Board of Canada, che è una delle agenzie di cui ci ha parlato anche Galliano, no? Che è proprio storica del documentario e adesso quindi sta ONF. Aspetta, vabbè, significherà qualcosa, l'acronimo significa qualcosa collegato al National Film Board of Canada. Insomma, comunque la versione inglese e la versione francese della stessa cosa. Una cosa, posso dire un'ultima cosa, raccontare un'esperienza sempre sul web documentary, allora, praticamente io quando sono entrato a collaborare con Altera Studio, diciamo loro stavano già facendo il web documentary Pirate Fishing con Al Jazeera English, quindi diciamo era un momento di grande eccitazione, che era appena, cioè, è tuttora un momento di grande eccitazione, però diciamo 5 mesi fa insomma stavo proprio al top. E, diciamo che io mi sono presentato subito, ho presentato loro un'idea in cui Davide e Ivan hanno creduto immediatamente, perché la mia idea era che il web documentary potrebbe anche essere declinato non solo in senso giornalistico ma in senso pedagogico, nel senso di cioè per me il web documentary è soprattutto una maniera interattiva, cioè bisogna capire, come diceva Alexandre ieri, cioè che cos'è che l'attività e l'interattività aggiunge al prodotto. E mi è venuto in mente di contattare, non so se alcuni di voi probabilmente lo conoscono, sicuro che lo conosce, un suo conterraneo, il professor Pier Giorgio Di Freddi, matematico insomma che sta spesso al centro di polemiche insomma, costruite in maniera artefatta, lasciatemi dire, perché lui ha appena scritto una trilogia sulla geometria, okay? Pubblicata da Mondadori, che il cui primo volume si chiama C'è spazio per tutti e praticamente ripercorre le storie della geometria dall'inizio ai tempi nostri. Siccome io mi sono appassionato a quel libro in una maniera proprio viscerale e ho pensato che se mi fosse stata insegnata così a scuola la geometria, probabilmente non avrei fatto scienze politiche all'università, ma avrei fatto no, ma letteralmente, perché non solo la spiega in maniera fantastica, ma è anche corredata da figure. E praticamente lui la racconta come la geometria veramente veniva pensata dai greci, cioè bisogna risolvere dei problemi pratici, cioè bisogna calcolare senza formule matematiche innanzitutto, quindi attraverso l'osservazione e l'intuizione fondata su quello che si osserva, quindi come si fa a calcolare la diagonale del quadrato, basta osservarlo, non serve assolutamente la matematica. Immediatamente capite che questa cosa si prestava, era straordinariamente visiva e visuale, e la prima cosa che mi è venuta in mente ho detto facciamoci un web documentary sopra. Allora, invece di spiegare i teoremi, quello che si può fare è inventare dei giochi in cui si propone all'utente stesso, gli si danno dei piccoli indizi e si propone all'utente stesso di risolvere i giochi. Quindi abbiamo fatto tutto il progetto con Altera Studio, abbiamo contattato Di Freddi, lui entusiasta, gli abbiamo presentato il progetto e tutto il resto, abbiamo fatto il nostro bel progettino e abbiamo fatto un budget di 35.000 euro, quindi praticamente l'idea, abbiamo inventato 12 giochi, l'ho inventato io personalmente, 12 giochi in cui si potevano trasformare i teoremi, il teorema di Pitagora e compagnia bella, quindi immaginatevi tutto il prodotto grafico, per esempio portavamo l'utente nelle piramidi di Cheope, tutto in grafica 2D sarebbe praticamente non la 3D come ci ha fatto vedere Galliano, ma quella in cui si vede diciamo si ha una certa profondità ma non ci si può muovere in mezzo, no? Abbiamo fatto tutto il progettino, quindi per esempio l'utente doveva calcolare come aveva fatto Talete, doveva calcolare l'altezza della piramide spostando, calcolando l'ombra con il sole, quindi si doveva spostare il sole, vedere l'ombra della piramide, era veramente una cosa, se ne sono attaccatissimo a quel progetto. L'unico ostacolo era che avremmo dovuto ottenere il permesso di Mondadori, perché Mondadori era l'editore del... E quindi noi abbiamo pensato, abbiamo parlato anche con Di Freddi, lui ci ha messo in contatto con il suo agente letterario, insomma abbiamo cercato di incontrare questi di Mondadori per vedere come la pensavano, e ci hanno messo in contatto quindi con la responsabile sviluppo media di Mondadori, e diciamo l'esperienza fino adesso è stata eccitante, adesso cominciamo. Nel senso che
Io sono assolutamente convinto della giustezza di quell'idea e sono contento il giorno in cui Mondadori fallirà, perché non è riuscita ad adeguarsi al nuovo che avanza. Noi gliel'abbiamo proposta come ci date un budget di 35.000 euro per fare questa cosa e vi proponiamo di, nella seconda edizione, quindi di nuovo il discorso, sfruttiamo gli asset che già esistono, ok? Allora, nella seconda edizione del libro, che ha una tiratura diciamo di 10.000 copie a edizione, ok? Voi date la possibilità di, per esempio, con un euro in più sul prezzo di copertina, avere anche il web documentary interattivo, che poi può anche essere scaricato, vi diamo un codice che lo mettete sul libro, può essere scaricato sul vostro cellulare, diventa un'app in cui si toglie tutta l'architettura multimediale del web documentary interattivo, rimangono solo i giochi in maniera semplicissima e si gioca sull'app. Vi facciamo noi la campagna pubblicitaria nelle scuole italiane, cioè andiamo a incontrare professori, cioè noi in questi 35.000 euro ci mettiamo tutto, cioè, sì, tu, però andiamo là, incontriamo i professori, andiamo a presentare il progetto. Sappiate che la scuola italiana ha diciamo, stanziato dei fondi per quella che si chiama l'agenda digitale, quindi diciamo abbiamo anche, io ho contattato personalmente delle persone che stanno usando le LIM, le lavagne interattive multimediali, non sanno come fare, ci mettiamo dentro pure la formazione per i professori. Perché quindi otteniamo finanziamento. Il caffè. No, perché abbiamo detto, per fare una cosa noi capiamo che ci vogliono, cioè dobbiamo aprire veramente un menu inventario, perché queste non si muovono mai, detto, quindi contattiamo noi, ci occupiamo noi di prendere il contratto per fare la formazione dei professori, quindi siamo un'azienda privata che collaborerà con la scuola, insegnerà ai professori come usare le LIM. Nel frattempo, guarda caso, il prodotto che useranno sarà quello di Mondadori, di Odifreddi, per la geometria, cavoli, so, progettino perfetto. Io ci credo ancora, nel senso che se Mondadori domani mi dirà abbiamo cambiato idea, secondo me questo progetto sarà insomma valido. Purtroppo abbiamo trovato ci siamo scontrati con l'incapacità financo di capire che cosa fosse un web documentary. All'età di questo responsabile media, meglio giusto che ci sono qui. No, l'età giovane anche, giovane. Nel senso intorno ai 40 anni. Il problema è che era l'incapacità assoluta di capire anche di che cosa stessimo parlando. Cioè loro ci hanno risposto dopo un quarto d'ora che stavamo lì, che esponavano il progetto, hanno detto sì, però noi gli ebook, sai, non li vogliamo fare. E-book, io ho detto scusa, aspetta, non hai capito, non ti sto parlando di ebook, cioè questo non è che tu prendi il libro di Odifreddi e lo sfogli sull'iPad o il dito. Sì, ma anche il fatto che abbia risposto gli ebook. Sì, e questa, cioè, la cosa è stata l'e-book. Che ci siamo scontrati, appunto, ci siamo scontrati con diciamo la non conoscenza di che cosa sia il prodotto transmediale. Allora, questo perché ve lo dico? Perché ovviamente ci sono delle difficoltà enormi, no? Però Elena sta dicendo appunto che la sensibilità sta crescendo, nel senso che a pensarci poi le idee, diciamo, secondo me, se per miracolo insomma qualcuno come al solito in ritardo di 10 anni però si sveglierà da questo punto di vista, le cose si possono fare, nel senso io ne ho parlato anche con Odifreddi, lui ha un bel contatto con le scuole e compagnia bella, dal suo punto di vista la cosa poteva funzionare. Io sinceramente mi fido più di quello che dice Odifreddi di quello che dice il responsabile sviluppo media di Mondadori, insomma. Comunque questo è un'esperienza No, è interessantissima. Non mi viene in mente, ma così di pancia, che forse tutto quello che hai raccontato forse il modo per far arrivare un pochino di più queste cose è domani andare da un simile di Freddy e dire: prima di stampare il libro facciamo una roba del genere, e andiamo alla casa editrice, te che c'hai il nome, lo puoi dire perché io non sono nessuno, e andiamo alla casa editrice a vendergli questa cosa qua, cioè libro più sto vaneggiando, però da quel punto di vista siamo stati sfortunati col tempo, perché lui, proprio perché era in rotta con Mondadori, perché dice che l'hanno assistito fino a un certo punto e poi però lui ha rescisso il contratto con Mondadori, ha pubblicato il suo prossimo libro con Rizzoli. Il problema è che siamo arrivati in ritardo di qualche mese, perché lui aveva appena firmato il nuovo contratto. Vabbè, però perseverare. Però diciamo, quella è proprio esattamente l'idea da fare, cioè con autori di quel tipo proporgli queste cose. Insomma. Però certo, bisogna sempre il tipo di progetto. Io ho aperto nel frattempo qui la parte di transmedia relativa al quello che abbiamo chiamato contenuti LIM e didattica, e ci sono appunto diverse esperienze, italiano non so cosa ci sia,
però di contenuti, alcuni fatti tra l'altro anche molto bene, che questo qua mi era piaciuto come era fatto, di contenuti didattici messi sul web che servono appunto a un aiuto alla pedagogia e a quelle robe lì, e a spiegare alcune cose in maniera un pochino più accattivante per i bambini, i ragazzi e quelli che siano. E sicuramente appunto questi software di montaggio interattivo si prestano molto bene per queste cose. Ok, facciamo una carrellata rapida, così poi magari facciamo una pausa. E finita la pausa, se ci sono domande voi fatele serenamente, se no cominciamo proprio a magari lavorare a livello pratico su delle cose. Dunque, il montaggio interattivo esiste da mo'. Quello che però noi andiamo a guardare oggi sono i software che hanno delle interfacce tali per cui non è necessario essere un programmatore e conoscere il codice per utilizzarli. Non solo questo, ma tali per cui ci si impiega relativamente molto poco a costruire un percorso interattivo. Non tutti i web documentari che potete vedere sono fatti utilizzando questi software, alcuni sono fatti tutti intervenendo sul codice, ma lì ci va una testa che sappia maneggiare bene queste cose e quindi è accessibile veramente a una parte molto limitata di persone e in più ogni passaggio, ogni secondo di interattività ci vanno ore e ore e ore di programmazione. Con questi programmi invece è tutto veramente semplicissimo e accessibile davvero al mondo intero. Sì. Assolutamente, perché appunto non hai bisogno del capoccia che riesce a farti una roba incredibile, ma te la puoi fare tu o puoi farla fare a un montatore interattivo che sicuramente ha dei costi molto molto inferiori, sia perché prende di meno, garantisco, e sia perché ci va molto meno tempo e quindi se tu lo paghi all'ora sono molte meno ore di lavoro. E quindi ok. Ce ne sono, ne stanno spuntando sempre di nuovi, ce ne sono tantissimi. Io ho preso i più rappresentativi, per farvi vedere come funzionano. E voglio però, iniziamo così. Ziga. Ziga è molto molto carino, molto semplice, molto intuitivo. È un programma, è gratuito. Ha avuto da, mi sembra a maggio, se non mi sbaglio, una piccola rivoluzione interna. Secondo me era molto migliore la loro versione precedente. Per far sì che davvero tutti, tutti, tutti potessero utilizzarlo e che si potessero uploadare delle immagini anche dal proprio hard disk. L'hanno molto semplificato e forse dal mio punto di vista ha perso qualcosa. Però è molto carino. È molto carino, ma non ci soffermiamo su Ziga perché è più che altro, più che un software di montaggio interattivo per lo storytelling, è più che altro un modo per mixare, creare dei contenuti a partire da dei video, delle immagini, degli audio e dei testi presenti sul web. E quindi uno può creare in maniera veramente semplice, vedete lì, piccolissimo. Però io, cioè, questo è tutto Ziga, in quel riquadro lì. Io ho sulla sinistra la possibilità di selezionare se voglio uploadare un'immagine dal mio hard disk piuttosto che voglio uploadare qualcosa da internet, delle musiche, delle robe così. Clicco, scelgo l'immagine, il suono, la cosa che mi piace e la trascino. Prendo e trascino. E in la trascino poi posso dimensionarla, posso mettere più immagini, posso fare quello che voglio su questa mia paginetta. Quel quadratino
il secondo quadratino, vedete, grigetto, mi fa dire aggiungi una sequenza. Quindi io, una volta completata la mia prima sequenza, aggiungo la seconda sequenza. Ora vediamo se c'è. Con il materiale che è già su internet, anche se adesso hanno dato la possibilità di uploadare dal proprio hard disk delle immagini. È vero che c'è una possibilità di, insomma, raggirare la cosa nel momento in cui io voglio un video che però non è su internet, mi apro il mio canale YouTube, ci metto il video, però insomma... Devi comunque caricarlo online. Devo per forza caricarlo online. E... la struttura login, e mi ricordassi io chi sono qua. Provo a entrare un attimo così lo guardiamo un secondo, se mi ricordo chi sono. Non va a guardare. Questo è comunque gratuito, quindi per divertirsi un po'. Bad credential. Sono io? Non sono io. Provo ancora una, non mi ricordo più chi sono. Ah, forse ce l'ho scritto. Aspettate che mi ero fatta la foto delle password perché sapevo di averle dimenticate. Yes, ci sono. Allora. Creo un nuovo Ziga. Vedete, vero, dove clicco, cosa faccio? Sì. Adesso gli dico upload. Ah, sono entrata nel mio vecchio... ho scoperto, non mi ricordavo più qual era il mio vecchio cosa, l'ho scoperto adesso. Ecco, questo, vedi, è in tema con Nico 1. Trazione animale. Io prendo, questa l'ho caricata dal mio desktop, l'ho trascinata qua dentro, gli posso dare il grado di opacità, ci sono veramente dei comandi minimi, full screen oppure no, io gli dico anche no, grazie, posso spostarla dove voglio. Dopodiché, anzi no, no grazie, gli dico mettimi un suono, cerca, vado sulla nuvoletta, cerca e gli dico, chi cercare o cosa cercare, fra mezz'oretta quando la connessione prende mi trova delle canzoni di Tom Waits. Non importa, facciamo finta di averla messa. A questo punto io penso che la mia sequenza sia fatta, finita così, e quindi vado qua e gli dico aggiungi una pagina. Ti ho detto aggiungi, grazie. Non posso connettermi, non ce la può fare. Vabbè, insomma. Vediamo se mi dà qualsiasi immagine mi dia, la metto. Posso appunto uploadare o immagini ma non video. C'è la connessione. Ok, boh, prendo una roba qualsiasi e la metto qua. Mi chiede l'opacità, mi chiede se è schermo intero oppure no. Non ce la fa connettersi, non importa. Posso mettere dei piccoli video, vabbè, c'è questa connessione tremenda, però avete capito il meccanismo, trascino, cerco, trascino, fatto, finito. Una volta che io ho fatto questa roba meravigliosa, i contenuti che avrò, adesso non so questo cosa sia, però è quello che... l'ultimo che è stato caricato, io posso dirgli caricamelo, pubblicamelo, e lui me lo carica e me lo pubblica, me lo embedda sul sito di Ziga, per cui è più che altro uno strumento per condividere, una piattaforma per condividere i propri Ziga con gli altri utenti che utilizzano Ziga, di cose
di mix e remix di cose trovate sul web. Embeddarlo altrove, no? Vabbè, non ce la fa la connessione. Comunque, se voi volete provare, magari al telefono riuscite a connettervi meglio. Alla fine io ho questa... della cosa che ho fatto, io vedrò la mia prima immagine col suono, il video, quello che c'è. A quel punto sul web io clicco la freccina e vado alla sequenza successiva. Sul telefono io scrollo col dito e mi va alla sequenza successiva. Quindi è appunto un mix di queste cose, i cui link tra una sequenza e l'altra sono obbligati. L'unica cosa che non è obbligata è il tempo di visualizzazione. Io posso vedere la foto di Lou Reed per 25 minuti prima di girare, oppure posso vederla per un centesimo di secondo. Quella è l'unica cosa che io, utente che guardo, posso in realtà fare. Quindi è molto carino per fare delle cose simpatiche, così immediate, che te le fai in 5 minuti. Abbiamo fatto il video di voi. Ognuno che si presenta, e allora io voglio dire presentazione della classe in immediato, ok, carico, trick, metto tutto su YouTube, carico, trick, 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 e voi vi potete vedere, ah, questo si chiamava così, vedi, volevo contattarlo, non mi veniva in mente. Utile, però finisce lì. È gratis, è un'applicazione web, una volta fino a maggio. Secondo me era forse un briciolino, ma proprio poco più difficile da utilizzare, ma era più prestante e si avvaleva del bookmarklet che tu ti mettevi lì e gli dicevi come Storify, non so se avete presente, tu clicca, aprivi la tua pagina web, poi cliccavi, gli dicevi aggiungimelo a Ziga, ti si apriva una piccola finestra sulla destra e ti aggiungeva quel contenuto di quella pagina web su Ziga e ti dava un briciolino più di possibilità di interattività e di linkare le sequenze in modo diverso. Hanno voluto semplificarlo e aggiungere questa cosa dell'upload delle immagini. Qui c'è tutto il manuale, se volete poi ve lo do, però direi che non è, insomma, una roba così fondamentale per quello che vogliamo fare noi. Popcorn Maker, Mozilla, altra applicazione gratuita. Leggo, si avvale di HTML5. Ormai praticamente tutti questi software utilizzano HTML5. Persino Clint, che stiamo utilizzando e di cui approfondiremo tutte le funzionalità, una volta era basato su Flash. Hanno poi speso del tempo e delle risorse per far sì che fosse basato su HTML5, perché sennò tutta una serie di device non potevano insomma visualizzare i contenuti. Anche Popcorn Maker è un pochino più avanzato come funzionalità rispetto a Ziga, un pochino meno immediato ma comunque di facile utilizzo. Ma anche questo è più che altro appunto ti dà la possibilità di mixare e remixare i contenuti già presenti sul web e condividerli con gli altri. L'interattività dell'internauta è veramente ridotta al minimo. E quindi se volete guardarvelo, anche questo è gratuito e quindi insomma si può utilizzare. L'interfaccia è abbastanza semplice, ma come potete vedere forse è un pochino più complessa rispetto a quella di Ziga. Io posso appunto uploadare i miei media, creare degli eventi, questo è interessante, nel senso che posso legare i miei contenuti a degli eventi e creare appunto un nuovo progetto in cui poi grazie a questo riuscirò a dare una struttura alla mia narrazione interattiva. Rispetto a Ziga questo è un pochino più prestante, sempre gratuito, sempre basato su HTML5, anche di questo. Prego. Sì, e richiamabili nella narrazione. Dei dots, dei sì,
bravo, bravo. Così, per ultimi, lascio quelli più interessanti. Treuidoc, già qui la logline è abbastanza esplicita, dice creare dei belli e delle storie belle interattive nel cloud. Anche questo appunto basato su HTML5 come gli altri e è basato sul web, quindi tutti i contenuti che io vado a mettere eccetera eccetera sono tutti sulla nuvoletta, non sono sul mio hard disk. Anche questa è un'interfaccia molto user friendly e è freemium, che fregatura questo, nel senso che in realtà per utilizzarlo nelle sue insomma funzionalità più importanti è a pagamento. Ora non ci vedo niente qua, però voi ci vedete, mi si vede un po' di più, insomma comunque costicchia, non è assolutamente, non è proprio gratuito. E questo è sicuramente più prestante. Ha infatti veramente tantissime funzionalità in più rispetto agli altri. Il Treuidoc è un approccio rivoluzionario per la comunicazione digitale e anche questo appunto è come si dice, oh, scusate, ho bisogno di un caffè anch'io. Anche questo serve a mixare e remixare cose sul web, ma non solo. E è stato pensato anche molto per far sì che cioè uno dei valori aggiunti molto grandi di Treuidoc è il fatto di poter come dire, condividere il lavoro. Proprio perché appunto sta tutto nel cloud, io qua da Bari, utilizzando Treuidoc, potrei lavorare in contemporanea con il mio collega da Parigi piuttosto che, e questa è una roba abbastanza importante per questi tipi di comunicazione in cui magari io, il mio grafico, oggi come oggi, magari il mio grafico non abita qua, magari abita a 200 km di distanza. E noi possiamo lavorare insieme su questa cosa, dimmi Marco. Yes, assolutamente sì, ogni tanto si impalla però teoricamente sì, poi ogni tanto però sì, yes, bravo. In questo caso, appunto, tu invece hai la possibilità poi di embeddare il tuo contenuto, non è come Ziga che sta dentro gli Ziga, ma vi faccio vedere un esempio fatto con Treuidoc, se la connessione ci assiste, in modo tale che possiate davvero toccare con mano la differenza che c'è tra una roba tipo Ziga, che non siamo riusciti a vedere, ma neanche questo lo vedremo. Niente, non ce la possiamo fare. Andate poi a guardarvi questo, la Crise du Lait, che è un web documentario fatto con Treuidoc, così la crisi del latto, la Crise du Lait. È un web documentario fatto con questo software e lì potete davvero vedere la differenza che c'è tra un contenuto fatto con Ziga o un contenuto fatto con Treuidoc, in cui l'interattività è molto forte, le cose che io posso caricare sono molto di più, i link tra una sequenza e l'altra possono essere molto differenziati l'uno dall'altro, eccetera. No, Treuidoc no, tu ci puoi mettere quello che vuoi in Treuidoc. Ok, poi abbiamo Hype. Hype è pochissimo pubblicizzato,
sono state fatte poche cose rispetto alle potenzialità che ha in realtà questo programma. Costa, però è veramente prestante come hype, programma. Hype, tumult, tumult, HYPE. Yes. E questi $30. Yes. Sarebbero per anno o è... No, no. Una volta che te lo compri è tuo, se no lo cracchi. Tagliamo tutto. Non l'ho detto io. Stanno per arrivare gli elicotteri già. No, perché hype si riesce. E altri no. Yes. E dicevo, torniamo seri. No, allora, con hype sono state fatte veramente poche cose, ma è super prestante. Per domanda, che non vi ho fatto prima, un montatore, sei tu Marco, ok. Gli altri hanno mai visto o giocato con sistemi di montaggio lineare? Quasi tutti. Per chi non ha mai fatto o visto un sistema di montaggio lineare, che sia Premiere, che sia Final Cut, vi dico solo questo per capire poi, perché poi Clint si basa anche su quello, così come Hype. E qui vediamo il grado di complessità di questo programma rispetto agli altri. Si basa su una timeline. La timeline è quella roba lì su cui c'è la manina. E non c'è più. Comunque, questa è la timeline, che è una roba, una finestra così, in cui io posso mettere diverse tracce, che siano di audio, che siano di video, che siano di immagini, e vado a comporre appunto là sopra il mio montaggio. Hype si avvale di una timeline, per cui io posso decidere la durata di quanto deve stare la mia immagine, posso decidere se entra in dissolvenza, se va in bar wipe, posso decidere tutta una serie di cose, di mettere un audio che parte piano e poi va più veloce, poi però si interlaccia con un altro audio, posso decidere di fare quello che voglio e lo vado a fare tutto sulla mia timeline. Sopra avrò uno schermino che mi farà vedere e sentire quello che io sto montando, ma le mie azioni di montaggio le vado a fare sulla timeline, i miei effetti, tutte le robe che io voglio. Hype si avvale di questo. Ovviamente ogni sequenza avrà una sua timeline. Le sequenze saranno legate tra loro da dei link che io posso decidere di dare in un modo o in un altro. Posso decidere se dare automatiche o attraverso dei bottoni, piuttosto che attraverso delle zone di trasparenza in cui l'utente può andare a cliccare e ti passa un'altra sequenza, e ogni sequenza sarà costruita sulla propria timeline. Quindi non è come appunto un sistema di montaggio lineare in cui io ho tutto il mio video su tutta la timeline, ma ho per ogni sequenza la mia piccolissima timeline. E Hype è veramente prestante. Posso mettere, ospita tutto, ospita video, ospita immagini, ospita link di siti web, ospita audio, ospita robe che ci sono sul web, esattamente come cose che posso prendere dal mio hard disk. Potetre. Aspettate. Mamma mia, mi fa uno schermo strano a me, perché forse riesco a farvelo vedere, se ce l'ho caricato, non mi ricordo se l'ho caricato qua. No, ce l'avrò su schiavetta, ci impiego troppo tempo a farvelo vedere, ma tanto... Il modo di utilizzarlo è abbastanza simile a quello che vedremo di Clint, per cui
non ci soffermiamo troppo, vediamo se quale esempio me lo carica. Yes, Los Angeles Times. Questo è stato fatto con Hype. Se me lo clicchi, guarda, proprio gioisco, tesoro. Questo che non riusciamo a vedere. Quindi aspettiamo un attimo, perché questo è molto, fa capire molto bene quante potenzialità ha questo programma, con il quale in realtà, non, anche se c'è scritto di sì, ma non sono stati ancora fatti dei veri e propri web documentari, ma ha tutte le potenzialità per far sì che questo avvenga. Non ce la fa. Vabbè, andatevi a vedere anche questo. Cirque du LA. Vai sul... Cirque du L.A. Iris at the Kodak Theater. Niente, non ce l'ho fatta. Provo solo a ricaricarlo perché mi spiace non farvelo vedere. Sai che non me lo ricordo, devo vedere. Okay. Ah, ok, forse riesco. Si vede, sì. Vabbè, si vede tutto storto, voi provate a immaginare come sarebbe se fosse centrato sullo schermo. Questo è, secondo me, è stato fatto molto bene. Qui, ma non è necessario in Hype, vedete che l'interattività è veramente... Io clicco e basta, quando ho finito vado a vedere. Però riesco a fargli fare un botto di cose. Però su Hype c'è la possibilità di dargli un'interattività un pochino più consistente. Magari sarete voi i primi a utilizzare Hype per farci un web documentario. È gratuito? No, io non me lo ricordo, ma forse ce l'ho scritto, e avendocelo qua. No, 29,99 euro, ok, non me lo ricordo in realtà. Sì. No, no, secondo me lo consiglio assolutamente, sì. Assolutamente. Poi abbiamo l'ultimo, perché poi il cliente lo affronteremo dopo, GeoT. GeoT è un sistema di montaggio spettacolare, è il più nuovo, non lo utilizzeremo. Per un motivo, c'era una volta, tanto tempo fa, la versione free di prova, di demo, che aveva delle features un pochino meno, insomma, non ce le aveva tutte nella versione demo, ma ce le aveva. Ma adesso lo stanno rivoluzionando tutto, perché stanno lanciando Rencontre, che è questa piattaforma. La GeoT è la casa, che si chiama una casa francese, di Benjamin Huguet, che ha lanciato questo software di montaggio interattivo, e quindi sia la casa che il software si chiamano nello stesso modo. Adesso GeoT sta lanciando invece Rencontre, che è questa piattaforma per lo storytelling. GeoT lancia Rencontre in piattaforma Purely Creator Interactive, e quindi stanno rivedendo tutta la versione beta di questo programma, e quindi al momento purtroppo non è utilizzabile. Quando uscirà, super consigliato, è super prestante e molto più difficile era, perché adesso io Rencontre non l'ho ancora visto, ma credo che più o meno sarà la stessa cosa. È più difficile rispetto a Clint, ma perché ha 8000 potenzialità in più. Con Clint alcune cose sono precluse, anche se poi se uno ci lavora tanto riesce a trovare dei modi per raggirare i problemi.
con GeoT ci puoi fare veramente di tutto, ed è un programma veramente molto 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 bello per fare queste cose. È stato utilizzato tantissimo per fare inchieste giornalistiche, GeoT, e sta andando alla grande. Io vi consiglio assolutamente, visto che appunto c'è la possibilità adesso di farlo, di andare su rancontra.com e mettere la vostra mail. Non dovete pagare niente, non vi vendono l'enciclopedia. Entrate a far parte di tutte quelle persone, al di là del fatto che vi mandano poi le mail con le novità, e su questa cosa qua io ve lo straconsiglio. Però diventate dei tester di questo nuovo sistema di montaggio interattivo. Loro ne stanno trovando milioni, è un modo per farsi pubblicità, per fidelizzare le persone che sono interessate al montaggio interattivo, e anche per avere dei tester e quindi tutta una serie di lavoro gratuito, che però in questo caso secondo me vale la pena di fare, in cui uno dice: ma guardate che io ho fatto questo, però in realtà mi dà quell'altro. Allora loro riescono a trovare tutti i vari bug che ci sono, o i bug o anche delle disfunzionalità o delle robe che uno dice: io da editor ho bisogno di avere quella funzione che non c'è, dovete immetterla. E quindi insomma quasi è web 2.0, c'è uno scambio, un'interattività. Io imparo gratuitamente delle cose e ti posso chiedere delle cose che a te lassù non ci arriverei mai, e invece faccio parte dei tester, te le posso chiedere e tu mi rispondi anche, e in cambio loro hanno veramente dei testatori gratuiti. E quindi insomma, di questo purtroppo quasi non parliamo, perché non c'è, purtroppo non c'è nulla ora da fare. Però se voi vi iscrivete lì, vedrete che è veramente un software incredibile. Se volete, potete poi anche, se siete interessati, vedere la presentazione l'anno scorso al Transmedia Bridge, questo evento di cui parlava Edoardo. È venuto Benjamin a parlare appunto di GeoT, e quindi ci sono le presentazioni su YouTube di questo software. Rancontre sarà un'evoluzione, ma insomma più o meno si basa, se capite il francese, ma no, qua c'è anche la traduzione. Sia se capite sia se no, c'è una traduzione simultanea, un po' così, però c'è. E potete vedervi la presentazione fatta da lui al Transmedia Bridge l'anno scorso. Basta che scriviate su Google, o anzi su YouTube, scrivete GeoT Transmedia Bridge, e dovrebbe apparirvi. Controllo di non star dicendo delle sciocchezze. Parliamo di tecnologia, mi sembra giusto. Scusate, eh? Guardiamo di qua. E avete la prima e la seconda parte. Mi sarebbe piaciuto molto farvi lavorare su questo, ma al momento è tutto fermo, e quindi anche no. Trick e track. E infine abbiamo Clint. Clint, che mi avete detto avete scaricato, che vi ho detto era basato su Flash, ma l'hanno tutto rivoluzionato e ora è basato su HTML. ML5, per fortuna. È un software che è stato sviluppato dalla Honky Tonk di Parigi, che è una delle prime case di produzione che ha fatto web documentari, Voyage au bout du charbon, come abbiamo detto, ma c'è The Challenge, che è molto bello. Loro, per la maggior parte dei casi, partono, e guardo Marco, da dei servizi fotografici di questo Bollendorf, che è un mito.
e costruiscono nella maggior parte dei casi dei web documentari a partire dalle fotografie sulle quali poi vanno a metterci degli innessi sonori. E fanno delle cose interessanti e hanno sviluppato loro questo software interessante. Allora, c'è la versione trial che avete scaricato 14 giorni. Io ho chiesto a Edoardo di farvela scaricare solo un giorno prima perché per chi è interessato mi piacerebbe adesso oggi pomeriggio iniziamo a buttare dentro delle cose chi ha voglia e poi avete altri 13 giorni per smanettarci un po' e per decidere se sì, mi compro sta cosa qua oppure no e nei prossimi 13 giorni appunto poi ci segniamo tutte le mail però se avete dubbi, se avete bisogno eccetera io non sono più a Bari, ma rimango disponibile e potete davvero vedere un po' una volta che vi ho fatto un po' l'introduzione delle funzionalità, potete davvero vedere di cosa si tratta e cosa potete fare voi con questo software. Poi c'è, e non è da sottovalutare, la versione Lite acquistabile. Allora, le cifre e la versione Lite Pro sono comunque, tu lo scarichi per la vita e hai diritto a tutti gli aggiornamenti del caso. Ogni volta che ti apri ti dice fai insomma l'upgrade del software, lui te lo fa eccetera e hai anche modo di interfacciarti con la Honky Tonk laddove vedi che ci sono delle disfunzionalità o hai dei problemi, c'è una casellina in cui tu puoi scrivere ehi là qua non mi funziona niente, aiutatemi, e loro te lo fanno e questo è incluso insomma, nel pacchetto. La versione Lite costa 150 euro, quella Pro 500, 500 per la vita. La differenza tra la versione Lite e la versione Pro non è così grande, ma se uno ci vuole lavorare davvero e non solo giocare, non fare delle cose per la propria famiglia, e sono abbastanza sostanziali. In primo luogo, che non è il primo luogo, però per fare delle cose commerciali sì, nella versione Lite il logo che c'è di Clint non è modificabile, cioè tu ti tieni su qualsiasi cosa il logo di Clint. Allora, se domani devo andare a fare la pubblicità della Lavazza facendo una roba interattiva, sicuramente la Lavazza avere lì il logo di Clint e non il proprio logo della Lavazza è un pochino, insomma, non è il massimo. Poi vedremo, ci sono tutta una serie di bottoni, di testi, di cose che nella versione Lite non sono modificabili. Nella misura in cui io ho, non mi ricordo se ho, ma adesso dico delle idiozie, ho un ventaglio di possibilità, posso mettere il testo in un modo o in un altro, i caratteri ce ne sono svariati, ma sono quelli. Lo stile dei bottoni è quello. Cioè, io posso scegliere tra un ventaglio, non è che c'è un tipo di bottone e boh. Ma nella versione Pro io posso aggiungere dei testi che mi sono scaricata, dei caratteri, dei font che mi sono scaricata, io posso cambiare lo stile dei bottoni ed è una cosa abbastanza fondamentale, nel senso che nel momento in cui appunto, io, per esempio qua, io mi sono scaricata questo font che si chiama Economic, mi sembra, non lo so, che per questa formazione qua mi sembrava quello giusto, gli altri non mi piacevano, non li trovavo insomma adeguati al tipo di presentazione che dovevo andare a fare. Dopodiché l'altra cosa che non c'è nella versione Lite è l'export dello script. Lo script poi lo vedremo. Nella versione Pro appunto si può scaricare lo script nella misura in cui lui mi stampa, mi fa un PDF della struttura che io ho dato al mio web doc. Questa, dal mio punto di vista, non è una grandissima perdita, nella misura in cui è un casino, avendo un montaggio che non è lineare, ma è un montaggio interattivo per cui una sequenza può rimandare a una, 10, 20 altre sequenze o sottosequenze, avercelo scritto lineare
non si capisce niente, per cui insomma quello non è. Queste sono però fondamentalmente le differenze tra la versione light e la versione pro. Se uno però vuole, finiti 14 giorni, non ha 500 euro da buttarci sopra e vuole comprare la versione light, comunque la maggior parte delle funzionalità esistono e ci sono, quindi può comunque utilizzarle. Il grande valore aggiunto che c'è su Client, che non c'era su GUT, ora non so, in questa nuova versione di Rencontre, è che ovviamente sono tutte e due con un'interfaccia easy friendly, ma su GUT c'era solo quella possibilità. Su Client adesso, in questa nuova versione HTML5, è possibile anche, uno non deve avere necessariamente delle conoscenze del codice, ma è possibile anche lavorare sul codice. E questa cosa è per alcuni è importante. Io per esempio di codice so pochissimo, per questo che adoro questi sistemi, perché insomma non devo scrivere tutte le robe CSS che impazzisco, però su alcune cose di base intervenire sul codice mi è fondamentale. Client non dà la possibilità, per esempio, di fare intervenire l'utente dentro i contenuti, ti dà la possibilità di cliccare, andare a vedere, vai a destra, vai a sinistra, vai su, vai giù, ma io utente non posso scriverti niente dentro il mio web documentario, allora devo mettere il web documentario all'interno di un sito e sotto metterci una roba commenti, ma sono fuori. Se io intervengo sul codice, invece, questo lo posso fare, posso far sì che i commenti dell'utente che posta in quel momento lì vengono caricati su un FTP a parte, ma io lo leggo in tempo reale e quindi posso intervenire in tempo reale, piuttosto che, come vedete sotto, io queste robe qua, se io intervengo sul codice posso togliere il mio condividi su Facebook o su Twitter. Posso togliere l'embed, questo è fondamentale. Qui io cliccando vado a vedere il codice embed. Questo è fondamentale se io devo fare dei contenuti a pagamento. Prima dicevi paghi un euro in più e entri nel webdoc. Se io ho questa roba qua dell'embed, chiunque, io pago, quindi ho l'accesso, copio e lo regalo al mondo. Se io invece posso lavorare sul codice, io posso togliere quel cosino lì, e sono cose veramente banali, io non capendo niente, però basta che togli quella strisciata di cose, che vuol dire semplicemente queste due cose, cancelli dal codice e lui non ti mette più questa cosa qua. Insomma, posso, ho un'interfaccia semplicissima da utilizzare, ma posso anche fare delle cose in HTML5. Scusa, assolutamente sì, assolutamente sì, e quindi puoi accedere al contenuto solo tu che hai pagato.